quanto è stato difficile organizzare in un momento come questo Italian Test Summit? È stata un'opera impressionante. Era lavorare dalle 5 del mattino fino alle 23 di sera e tentare di... Era una guerriglia urbana quasi. Sì, era uno degli eventi più difficili della mia vita da realizzare. Però i risultati ci sono. Oggi siamo qui a Roma e la stanza qui accanto a noi ci sono oltre 30 aziende italiane e circa 30 importatori da diversi paesi del mondo. Questo è vero, siamo riusciti a portare le persone anche da Stati Uniti, dal Messico, dalla Russia, qualcuno dall'Asia e poi tutta l'Europa ovviamente. Tu durante tutto l'anno hai rapporti con importatori, buyer, trade internazionale. Cosa cercano queste persone dal vino italiano? L'emozione, il territorio, quello che Made in Italy come brand più importante, quasi più importante nel mondo, secondo dopo l'Onnipotente, è Made in Italy, è il brand più importante al mondo e di conseguenza il vino è una delle espressioni, una delle più importanti espressioni oltre al cibo. Sì, cercano sicuramente con l'emozione nel bicchiere. Grazie Ioanna, l'appuntamento è per la terza edizione che poi vedremo dove verrà fatta e quando verrà fatta. Grazie mille a te.